Il pass battaglia della stagione 4, quindi quella che comincerà il 18 settembre. Lo preferireste così, in questa maniera, con ogni singola ricompensa a vostra scelta nel momento in cui livellate? Oppure come i vecchi pass? Per vecchi pass battaglia, però, che cosa intendo? Dei pass strutturati proprio come quello della stagione 3, capitolo 2. O addirittura, ragazzi, se vogliamo, tornare ancora più indietro, capitolo 1. Sinceramente, non so in quanti ricorderanno queste schermate, tutte queste icone, bellissimo, davvero super old school. Il pass battaglia potenziato. E dopodiché, ragazzi miei, ricompensa dopo ricompensa. Guardate quanto erano carine. Il pass battaglia gratuito su ed il pass battaglia invece premium giù. Io credo proprio che questo verrà scelto dalla maggior parte di voi che guarderanno questo video, perché ci riporta proprio agli albori di Fortnite. E soprattutto, ragazzi, era il più carino. Ad ogni livello era collegata una singola ricompensa, vale a dire che ti prestabilivi proprio di raggiungere il livello 26 per sbloccare giustizia arancione, quindi ora Justice. Non più come adesso che basta solamente il level up e dopodiché vai a scegliere tu la finestrella, l'iconcina e il pass battaglia ti dice che cosa puoi sbloccare, quindi la ricompensa che preferisci di più rispetto alle altre. Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. L'altro giorno vi ho domandato quale sarebbe stato il vostro tema preferito per la stagione 4, che comincerà a breve oramai. Le opzioni erano ben due: una stagione a tema Marvel, che tra l'altro abbiamo avuto già in precedenza, sto parlando proprio della stagione 4, capitolo 2. Carina, ma da lì in poi, ragazzi, io ho visto tutto, tutto, tutto in declino. Ma comunque sia, non parliamone. Oppure, seconda opzione, tema passato. Quindi una stagione incentrata su quelli che sono i vecchi item, sia voltati oppure no, ma anche sui vecchi POI, i punti di interesse, i luoghi che avevamo nelle vecchie stagioni, nei vecchi capitoli. In molti ovviamente mi avete risposto con il tema passato e posso capirvi perché oramai abbiamo tante di quelle cose che risiedono solo qua dentro, ce le portiamo qui ragazzi nel nostro cuore. Vi posso confermare però una cosetta, e ho cominciato proprio con questo trailer della stagione 2, ragazzi, del vecchio capitolo, perché qui vediamo Mida, Miascolo e tanti altri personaggi. A quanto pare una fonte sconosciuta, ma credo proprio che sia la solita fonte che ogni pre-season si presenta e ci dice che cosa potrebbe accadere e non prima del lancio stagione. Beh, tenetevi forte perché questa fonte anonima ci dice che molti personaggi, come ad esempio Mida, Miascolo, quindi personaggi presenti nei vecchi pass, ritorneranno, ma non saranno i personaggi originali, come ad esempio Bananita. Avranno una sorta di modifica, saranno dei mutanti. Questa fonte smentisce anche il fatto di avere un intero pass battaglia a tema Marvel, quindi dimenticate questa cosa. Però, raga, attenzione, ci saranno tanti personaggi Marvel che saranno all'interno di questo pass e quindi future collaborazioni in corso. Tra l'altro, io ad inizio video la domanda che ho fatto sul pass battaglia non l'ho fatta così tanto perché, ragazzi, sempre questa fonte anonima, questa fonte sconosciuta, ci dice che il vecchio pass battaglia, soprattutto l'HUD e quindi il vecchio overlay che avevamo nel menu principale, ritornerà. Adesso non capisco se intenda proprio l'overlay che avevamo nel capitolo 1, non nella stagione 1, nel capitolo 1, oppure quello del capitolo 2. Io sinceramente vorrei proprio quello vecchio, ragazzi, quello da cui è partito tutto, da cui è cominciato tutto quanto con il pass battaglia. C'è qualcuno tra di voi che ricorda l'inizio del capitolo 2? Vi erano tantissime skin, avevamo gli alter e gli ego, gli alter ego, quindi una skin così ed il suo esatto contrario. La stessa identica cosa accadrà nella season a venire, quindi nella stagione 4. Ci saranno dei personaggi come ad esempio un super Bananita ed un
bananita cattivo, un bananita malefico, il contrario della skin che va a raffigurare. Questa cosa è accaduta nel capitolo scorso e mi è piaciuta davvero tanto, ragazzi miei, perché era come se scegliessimo proprio noi quale skin adattare. Quindi sì, avremo praticamente la versione supereroe della vostra skin preferita e la versione villain. Esattamente, ragazzi. E se vi state chiedendo quale sarà il tema della stagione 4, capitolo 3, madò raga, non ce la faccio, da lì mi partono un sacco di pensieri e collab. Madò. Viaggio nel tempo. Doc, dove sei? Marty! Arriviamo! Questa è una collab che ho chiamato davvero tantissimo, ragazzi. Ritorno al futuro. Back to the future è un qualcosa che volevo non da mesi, non da anni, di più. Un Doc Brown oppure un Marty McFly qui in gioco. Un overboard. Io ho la pelle d'oca, non si vedrà mai in cam, ma sto letteralmente frizzando. Riguardo a questa collab di ritorno al futuro, ci sarà un backpack ed una wrap. Io adesso non capisco però se adatteranno una personalizzazione con più di 75.000 opzioni a questi due item oppure ad una skin in collab con questa stagione. Tra l'altro, la skin segreta, come al solito, sarà una collaborazione. Al momento non sappiamo nulla su quest'ultima. 75.000 personalizzazioni, ragazzi, ma sapete che cosa significa? Che avremo un oggetto, spero una skin, molto simile alla skin Maya, la ricordate? Praticamente la skin che avete nel vostro armadietto, personalizzata da voi stessi, è unica. Ci saranno pochissime persone, se non zero, al mondo ad averla uguale alla vostra, a meno che non vi siate accordati con qualche amichetto facendola uguale. Come dite? Halloween! Ah, Halloween! Halloween? Ovviamente sì! Poteva non mancare una sezione del genere in una season così, dove appunto abbiamo anche Halloween di mezzo. Ovviamente no, ragazzi miei, ci sarà un qualcosa, un eventone dedicato ad Halloween 2022, free rewards, un sacco di sfide, quindi tanti item gratuiti da sbloccare per tutti quanti voi. Preparatevi, perché non appena avrò maggiori informazioni ve le lancerò tutte quante qui sul canale. Ricordate una cosa molto importante per questo video: tutto ciò che state sentendo non è sicuro al 100%, anche perché leggo cose parecchio strane da riportarvi sempre tramite questo video, come ad esempio delle skin collab all'interno del pass battaglia, sempre a tema Marvel. E sì, si parla di uno Spider-Man 2099, un Ultron, un Vision, un Anti-Vision e sinceramente non so di che skin possa trattarsi. Ma ricordate queste parole: ci saranno ben tre figure, quindi tre personaggi che avranno un ruolo importante nella storyline. Si chiameranno i dimenticati. Questi tre personaggi, a quanto pare, torneranno indietro nel tempo. Precisamente dove e quando? Ragazzi miei, non potete capire, non potete capire. Prima che la dottoressa Sloan venga schiacciata dal Mecha. E soprattutto faranno in modo che il Collider colpirà il cielo con il suo mega raggio laser, creando una fenditura, quindi un rift di color giallo. Da lì in poi partirà tutto, perché arriveranno eroi e villain di tutti i tipi, soprattutto ragazzi da universi diversi, e da lì in poi sì, arriveranno collaborazioni su collaborazioni. Questo per il momento è tutto, e ripeto, non vi è nulla di sicuro al 100%, quindi ciò che vi ho raccontato in questo video potrebbe essere pura fuffa, ok? Ok ragazzi, ascoltatemi, oppure alcune cose potrebbero rivelarsi vere, come è accaduto tante volte in passato, dove vedevamo delle collab, quindi dei leaks, in particolare sempre dei pass battaglia della stagione a venire. Molte cose si sono rivelate vere, altre invece non sono accadute per niente, quindi occhio ragazzi, non credete ad ogni singola cosa che sentite o vedete anche su altri canali, video eccetera eccetera. Io comunque
comunque sia, ho voluto dedicare questo video e spero che vi sia piaciuto. Se dovessi avere altre informazioni a riguardo, ovviamente non esiterò a portarvele tramite un altro video. Adesso andiamo a guardare velocissimamente lo shop giornaliero, codice Martex per sostenere tutti questi video mattutini. Un grazie a tutti coloro che lo stanno riaggiornando ogni 14 giorni. Qui la crew ancora non l'hanno attivata, non l'hanno riaggiornata, non so che cosa abbiano in testa. Allora, vediamo delle belle emote quest'oggi. Una sezione con il Drunculi e gli Elite, bellissimi. Oh, tanta lava! Madò, l'assassino vulcanico e Ashivat, più il cavaliere rosso on top, quindi in evidenza, più nascosto, lui mi ricorda tantissimo Among Us su Fortnite, e poi Macak con il suo nuovo stile. Davvero uno shop velocissimo, giusto per vedere che cosa hanno droppato, niente di che ragazzi miei. Fatemi sapere quali sono tutti i vostri pensieri qua sotto tra i commenti e soprattutto cosa vi aspettate dalla prossima stagione. A prestissimo, un salutone da Martex e come al solito un bel... Sia Brothers!